Ragazze e ragazzi, buonasera a tutti. Recensione di Mission Impossible 5, Rogue Nation, visto oggi pomeriggio, quindi bello fresco nella mente. 2015, Mission Impossible 5. Nel 2012 usciva il 4, il protocollo fantasma. Cominciamo a mettere i titoli sui film. Diamo subito un'occhiata, come da tradizione vespertili, a un po' di storia di Mission Impossible. Era il 27 gennaio 2012 quando arrivava in Italia Mission Impossible 4, uscito però in America un anno prima, qualche mese prima, nel dicembre 2011. In Mission Impossible 4 Abrams funge soltanto da produttore, come in Mission Impossible 5, mentre il 3 è tutto suo. Mentre le musiche del terzo e del quarto sono state curate entrambe da Michael Giacchino, che è ovviamente un amico e collaboratore di Abrams, poiché ha fatto con lui varie cose, fra cui anche Cloverfield e anche Star Trek e anche Lost, la serie televisiva famosissima. Mentre le musiche del quinto sono state curate da un certo Joe Kramer. Io personalmente non lo conosco, ma ha fatto un ottimo lavoro mischiando il tema classico Mission Impossible con temi ridondanti di azione potente. E sicuramente, ragazzi, ora arriverò, ne parleremo. La colonna sonora di Mission Impossible 5 è una ottima colonna sonora che onestamente non sentivo dai tempi del. È stato un miscuglio in realtà, ragazzi, come dicevo con le persone con cui sono andato al cinema. Mission Impossible 5 riesce perfettamente a dosare l'1, il 2 e il 4. Mission Impossible 5, uscito a fine luglio in America, è arrivato qualche settimana dopo da noi in Italia. Se ben vi ricordate, ragazzi, 4-3 anni prima, cioè nel 2011-12, Ghost Protocol finiva, non so se vi ricordate, con Ethan Hunt che si allontana sul molo dopo aver bevuto qualcosa con gli amici. Mettendo l'auricolare si sente una voce, la classica registrazione della missione impossibile, e si sente la parola. Bla bla bla, qualora lei decidesse di accettare, dovrà dare la caccia a un gruppo di persone noto come il sindacato. Ora, poteva sembrare una parola così di chiusura di film, una cavolata detta tanto per. Invece no, ragazzi, cosa che ho gradito molto e non so quanti l'hanno colta perché Vespertili è molto attento. Nel 2015, in Mission Impossible 5, Ethan Hunt è contro questo fantomatico sindacato, un gruppo di persone apparentemente potenti, inarrivabili e ricchissime. Ethan Hunt, quindi, nonostante ci sia una inchiesta della commissione del governo fra la CIA e l'IMF, cioè Impossible Mission. È vero, Impossible Mission è che cosa? Force, Impossible Mission Force. C'è un'inchiesta della CIA e dell'Impossible Mission Force perché, ricordiamoci, nell'ultima missione hanno semplicemente fatto morire il segretario e hanno raso al suolo il Cremlino, uno dei monumenti architettonici più famosi della Russia e in generale dell'Oriente. Vediamo come Brent, Jeremy Renner, sia diventato, non dico il nuovo segretario, ma un pezzo grosso dell'IMF. Vediamo Alec Baldwin, ingrassato, sì, ma dimagrito rispetto ai ruoli precedenti. Negli ultimi anni era davvero diventato una botte, ora invece è smagrito, sta decisamente meglio. Vediamo ovviamente Tom Cruise, Cruise, vediamo quella faccia da schiaffi di Simon Pegg. L'irlandese rossiccio sarà davvero irlandese? Ovviamente no, è semplicemente inglese, non è irlandese. Ma avevo ragione, io ho sempre ragione. Ritroviamo Ving Rhames, ovvero Luther Stickle, il grande hacker negro, e molto alla moda, non so se vi ricordate, firmato Armani, Gucci, è proprio lui. Stavolta, ragazzi, stavolta nessuna controparte femminile, o meglio. Di solito nei gruppi IMF c'è sempre una donna, perché inutile negare, inutile fare i sessisti, ma certe cose possono farle solo le donne. Ma stavolta nell'IMF non c'è nessuna donna.
Tuttavia c'è una coprotagonista femminile. Cominciamo a descrivere la pellicola in sé. La pellicola si presenta in maniera eccezionale. Non vi dirò l'inizio, godetevelo voi. La pellicola si presenta in maniera eccezionale, giusto per dire: sono Tom Cruise, sono Ethan Hunt, ecco a voi. Così, si apre così. Dopo questa scena pazzesca ci sono i titoli di apertura, la classica presentazione Mission Impossible Light Fuse, accendi la miccia, tan, 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 tan. La conosciamo, no? Appunto, l'IMF è sotto processo, quindi in teoria i ragazzi, Ethan Hunt, Benjamin, appunto Luther, non potrebbero agire. Durante il processo il sindacato si fa vivo e i timori di Ethan Hunt sono fondati. Il film è sempre un piacere da vedere, queste grandi produzioni. Mission Impossible 5 è costato 150 milioni, rispetto a Mission Impossible 4 145 milioni, quindi solo 5 milioni in più alla fine. Mission Impossible 4 ha guadagnato 700 milioni in 4 anni. Mission Impossible 5 ha guadagnato 400 milioni in meno di un mese. Perciò fate un po' voi. Mission Impossible 5, ragazzi, sembra, dicevo appunto prima, tornare allo sfarzo del primo, 1996, il vero spionaggio dei tempi andati, Europa dell'Est, Praga, Inghilterra, Francia, questi posti che per gli americani sono un po' esotici. Il vero spionaggio all'inglese. Mission Impossible 2, 2000. Per la prima volta alla regia un asiatico, John Woo, conosciutissimo e apprezzatissimo per i suoi film di azione e le sue coreografie. Ethan Hunt comincia a fare cose davvero impossible. Ricordiamoci l'infiltrazione nella torre per prendere Chimera, le evoluzioni. Il combattimento corpo a corpo, molto più serio, non i classici pugnetti. L'inseguimento finale in moto. Oppure anche semplicemente la gara fra Audi e Porsche per reclutare Maya. Insomma, Mission Impossible 2, semplicemente 4 anni dopo il primo, si distacca in maniera massiccia dallo stile James Bond americano per appunto prendere il proprio stile Yankee. E diventare qualcosa di letteralmente esplosivo. Mission Impossible 2, che costò 125 milioni, ha guadagnato 546 milioni, quindi rispetto ai costi originali, un guadagno di tutto il rispetto. 6 anni dopo ci viene presentato Mission Impossible 3. Se nel primo Tom Cruise aveva i capelli corti e nel secondo i capelli lunghi da spavaldo, nel 3 ritorniamo con i capelli corti. Stavolta lui è ufficialmente ritirato, fa l'istruttore delle nuove reclute, finché un pazzo scatenato terrorista non rapisce una delle sue allieve e allora Ethan Hunt si sente in dovere di ritornare. Il primo film appunto diretto da J.J. Abrams con cattivo insopportabile Philip Seymour Hoffman, grande attore, grande faccia di schiaffi. Abbiamo Ving Rhames. Abbiamo Michelle Monaghan che fa, diciamo, una particina, ma è un'attrice sempre gradevole da vedere. Abbiamo il modello Jonathan Rhys Meyers, diventato famosissimo con la serie I Tudors, che io non ho ancora visto. E poi abbiamo una gradevole Maggie Q, che durante le riprese del Vaticano è praticamente scosciata con la farfallina al vento. Mission Impossible 3 è molto bello, è onestamente uno dei miei preferiti. Potremmo metterli nell'ordine 2-1-3. 5 anni dopo, appunto, ci viene donato Ghost Protocol e 4 anni dopo Rogue Nation. Rogue Nation prende, come vi dicevo prima, un po' da tutto. Prende dal primo come stile, come pulizia, come spionaggio. Prende dal secondo come scene d'azione potenti, ragazzi, davvero potenti. E la vena, diciamo, comica è stata addolcita
E la storia, perché ci vuole una storia, la storia è credibile, intricata, ma alla fine dei conti tu esci dal cinema gasato. Quindi la storia, anche se a volte ragazzi potrebbe confondere, è ben strutturata e non è una cazzata, ecco, non è la solita stronzatona, salviamo il mondo dalla super arma chimica. No, la storia è molto attuale, ovviamente. La realtà prende spunto dalla finzione e la finzione prende spunto dalla realtà. Vediamo a un certo punto Tom Cruise con occhiali a montatura bianca avvolgenti e una camicia grigia e rossa, amaranto. Diciamo che un Tom Cruise così tamarrone non l'avevo mai visto. Come vi dicevo prima, le musiche di questo sconosciuto Joe Kramer sono bellissime, ci stanno a pennello. Il film, precisiamo, è stato scritto, diretto, quindi ha fatto tutto lui, da un certo Christopher McQuarrie, che non è certo un coglione però. È stato il regista di Jack Reacher, 2012, sempre con Tom Cruise. Ha scritto Edge of Tomorrow, 2014, con Tom Cruise, che io non ho visto, Vespertini non l'ha visto. Quindi comunque non è uno sciocchino alle prime armi. Passiamo ai personaggi. In Rogue Nation abbiamo i classici. Tom Cruise che riprende il ruolo di Ethan Hunt. Il tempo va avanti, ma lui è sempre all'altezza. Jeremy Renner, ancora William Brandt, cioè l'informatico che in realtà era un agente ritirato dopo la presunta morte di sua moglie. Simon Pegg, Benjamin Dunne, l'altro informatico che nel terzo appare semplicemente come amico, come collaboratore. Vi ricordate, no? La zampa di lepre, lì aveva una parte molto marginale. Nel quarto l'hanno voluto rendere operativo per dare una vena comica, ma in realtà nel quarto è assolutamente insopportabile, anche perché mettere Simon Pegg in un Mission Impossible è come mettere Ben Stiller in un Jason Bourne. A volte l'umorismo inglese deve stare in Inghilterra. Tuttavia, in Mission Impossible 5 hanno decisamente ridotto, contenuto le scenette comiche all'osso, così che Simon Pegg non sia, oh, un peso, una rotur de coglioni. Non so se mi spiego, ragazzi. Il personaggio di Benji è stato molto ridimensionato. È diventato un po' più serio e l'attore mi sembrava anche smagrito, ha degli occhiali un po' più di rughette, però dico, è più interessante. Non fa le classiche battute stupidone, non alza la voce, non ha paura ogni 2 secondi. Lo hanno reso più credibile nel mondo Mission Impossible, infatti qua l'ho gradito. Abbiamo Ving Rhames, nero, hacker, vestito firmato. Marcellus Wallace in Pulp Fiction, ancora più grasso, ragazzi, devo ammetterlo, ancora più grasso, però il giubbotto di pelle che aveva nel film era bello. E abbiamo appunto la coprotagonista femminile, una certa Rebecca Ferguson, attrice sconosciuta, 31 anni, svedese, diventata famosa per la serie televisiva White Queen, la regina bianca, una serie televisiva inglese che io personalmente non conosco, quindi forse non è nemmeno arrivata in Italia. Comunque, la signorina Ferguson è una bella donna, ha recitato la sua parte, è stata pulita, come Anne Hathaway è riuscita a fare Catwoman, la Ferguson è riuscita a fare il suo, che in questo caso, diamole un nome a questo personaggio, Ilsa Faust, cioè Faust, Ilsa Faust. Diciamo che Rebecca è una buona Ilsa. Rush del 2013 di Ron Howard ha dettato legge. Vi ricordate, ragazzi, tutte quelle inquadrature con le macchinine, probabilmente le GoPro o qualcos'altro di incredibile che hanno a Hollywood? I particolari delle ruote, del motore, degli alettoni. Quel film di Formula 1 girato in maniera spettacolare e a quanto pare Mr. McQuarrie, Mission Impossible 5, ha preso la palla al balzo, ha studiato, ha fatto i compiti a casa. E le scene d'azione di Mission Impossible 5 sono fatte in maniera potente. Senti di essere là dentro. Il film è girato in maniera succulenta. Andate a vederlo, ragazzi, ve lo consiglio.
Ora, spenderò 5 minutini per la storia, senza però darvi, e invece se mi sa che è il rovinatore ve lo do. Ragazzi, da questo punto parte la mia considerazione sulla storia e potenziali rovinatori, state attenti. In Mission Impossible 5, che si ricollega al 4, quindi il sindacato non era una parola a casaccio, Ethan Hunt viene a scoprire che esiste il sindacato, un'organizzazione fantasma di personaggi potenti, ricchi e sconosciuti. Il sindacato è una sorta di... il titolo, Rogue Nation, che vuol dire letteralmente... Loro hanno usato la parola, la traduzione in italiano, nazione canaglia o agenti canaglia. Sì, però c'erano parole più pulite da usare, più esplicite. Rogue vuol dire una persona che non segue le regole, una persona magari un po' un fuggiasco, un malvivente, un furfante, ecco. Quindi la Rogue Nation è un'associazione che si contrappone all'IMF, una nazione furfante contro la nazione onesta, diciamo, che poi onesta vuol dire ufficiale. Ci sono varie facce di onestà, ragazzi, non c'è cattivo e buono. In questo film vediamo che un certo Solomon Lane, che sembra il nome di un videogioco, sembra il nome di un protagonista, è apparentemente il capo della Rogue Nation. Attenzione ragazzi, già sono entrato in teoria nello spoiler, ma adesso ci entrerò meglio. Quindi ragazzi, che cos'è questo sindacato? Che cos'è la Rogue Nation? La nazione furfante, la nazione malvivente. Nel film ci viene spiegato, spoilerone ovviamente, nel film ci viene spiegato che la Rogue Nation è un piano dei britannici. Quindi la Rogue Nation era un piano accettato, conosciuto dal United Kingdom, lo sapevano gli inglesi. Era praticamente una nazione sotto la nazione che serviva per compiere qualsiasi missione senza per forza perdere tempo nelle pratiche, nelle decisioni burocratiche, chiedi al presidente, chiedi al primo ministro. La Rogue Nation, tramite fondi esagerati, parliamo di miliardi di soldi, di sterline, di dollari, di qualsiasi moneta in effetti, aveva la capacità di vivere da sola per decenni. Il sindacato era davvero una nazione nella nazione, autorizzata dai britannici, o meglio, alla fine del film scopriremo, spoilerone, alla fine del film scopriremo che il primo ministro britannico aveva subito negato il permesso alla Rogue Nation di esistere, ma Solomon Lane se n'era fregato e aveva di fatto creato il sindacato. Ecco perché sono diventati una nazione canaglia. Non avevano il permesso ufficiale di esistere, ma esistevano lo stesso. Anche Tom Cruise, finalmente, come Kojima in Metal Gear Solid 2, inizia a toccare i tasti del complottismo, degli illuminati, dei potenti che controllano il mondo. Aiuto, i potenti! Sì, il mio problema principale è che il mio vicino di casa non mi accoltelli, o che il netturbino non si offenda perché gli butto la spazzatura sbagliata, magari c'era l'indifferenziata e io butto l'organico. I problemi sono altri, ragazzi, non sono i sindacati. La chiudo dicendo che, per come si è evoluto il film, sicuramente ci sarà un Mission Impossible 6. E non è da negare che probabilmente sarà un Mission Impossible legato al sindacato. Quindi una continuazione con Solomon Lane, con la Rogue Nation e chissà cos'altro. Ragazzi, spero di essere stato conciso, di non avervi annoiato e di non avervi disturbato e di non aver spoilerato, di non aver rovinato il film. Andatelo a vedere perché rispetto al quarto merita, merita, merita. Come mi ha fatto notare una recensione inglese che ho letto poc'anzi,
effettivamente in Mission Impossible 5 c'è pochissima storia e tanta azione. Non posso negarlo. L'azione in Metal Gear Solid, oh, l'azione in Mission Impossible 5 è molto alta, molto ben girata, molto, molto, molto. Se avete visto anche solo un'immagine di copertina, vedrete che c'è una moto e se ci sono moto c'è Vespertini, quindi l'ho gradito assai. Abbiamo dovuto aspettare tre Mission Impossible per vedere un altro Tom Cruise in moto, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi ragazzi, alla fine quest'idea del sindacato, la nazione autorizzata ad agire senza l'autorizzazione della nazione, è stata interessante, è stata gradevole. E comunque il film è girato, parliamo della adesso, della regia, della direzione, insomma, della macchina. Il film è girato in maniera diversa. Per certi versi non sembra americano, è molto pulito. C'è davvero un buon equilibrio fra Inghilterra e America. È un film che non è un film da 10-10, chiaramente, però ha molti pro e ve li vedrete tutti al cinema. Ciao ragazzi, un bacetto. Nel film ci viene spiegato che la Rogue Nation era